è valsa a sistematizzare diversi contributi che in tante branche, perché dalla fisica alla biologia, alla psicologia, alla filosofia, vengono riassunte e si danno un po' gli strumenti per approcciare quella che viene chiamata ecologia profonda. So se conoscete questo termine, ma vi è questa importante distinzione fra un'ecologia superficiale che vede la natura e l'uomo come due entità distinte, la natura come risorsa, può essere sfruttata, anche conservata, ma è pur sempre una risorsa esterna, un'ecologia profonda che invece cala l'uomo all'interno di un contesto, e il professore è colui che in qualche maniera ha contribuito, anche oggi vedremo con la sua presentazione, a capire quali sono gli strumenti di cui abbiamo bisogno per comprendere questo nuovo concetto di natura in cui l'uomo è all'interno della natura stessa. Quindi, prima di lasciare la parola al professore, volevo presentarvi i nostri discussant, il professor Longo e il professor Tiezzi, che sono qui di fronte a noi. Professor Longo è ordinario di teoria dell'informazione presso l'Università di Trieste e il professor Tiezzi è ordinario di chimica e fisica all'Università di Siena. Quindi altre due persone molto importanti che hanno rivestito, e ne parleranno poi loro, un ruolo fondamentale all'interno dello sviluppo di queste nuove teorie, che ci aiuteranno dopo la presentazione del professor Capra. Faremo un piccolo break e poi rientreremo ancora più per approfondire determinati argomenti. Ci sarà poi un piccolo spazio di circa mezz'oretta per i vostri interventi, dopodiché andremo a bere tutti insieme qualcosa in villa. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Ci vediamo alla prossima. Grazie, buonasera. Sono molto contento di stare qui a Sansepolcro, paese di Piero della Francesca e di Luca Pacioli, che ho studiato tutte e due. Mi trovo veramente bene qui e vorrei ringraziare il commendatore Valerio Mercati per la sua accoglienza e ospitalità generosissima. Grazie anche a Massimo per avermi invitato, insieme al mio amico Bruno Dudine, che coordina questa serie. Come avete sentito, sono austriaco e vivo in California da molti anni, ma ci riesco ancora a parlare italiano, solo che farò certamente qualche errore, me lo dovrete scusare. Allora, parliamo di Leonardo da Vinci, vediamo se arriviamo a vederlo qui. Eccolo qui, nel suo famoso autoritratto, che sta a Torino, della Biblioteca Reale. Quel grande maestro della pittura e genio del Rinascimento è stato l'argomento di centinaia di libri, sia dotti sia popolari. Tuttavia ci sono sorprendentemente pochi libri sulla scienza di Leonardo. Anche se ha lasciato taccuini voluminosi pieni di descrizioni dettagliate dei suoi esperimenti, meravigliosi disegni e lunghe analisi delle sue scoperte. Inoltre, la maggior parte degli autori che hanno parlato del suo lavoro scientifico lo hanno fatto guardandolo, come ha già detto il professore Dudine, attraverso le lenti newtoniane. Questo ha spesso impedito loro di comprendere la natura essenziale della sua scienza, che è una scienza delle forme organiche, una scienza delle qualità, completamente differente dalla scienza meccanicistica di Galileo, di Cartesio e di Newton. Nel mio libro La scienza universale presento una descrizione coerente del metodo e delle conquiste scientifiche di Leonardo da Vinci, e le valuto dalla prospettiva del pensiero scientifico della nostra epoca. Studiare Leonardo da questa prospettiva ci permette non soltanto di riconoscere la sua scienza come un solido corpo di conoscenze,
ma ci mostra anche che non possiamo comprenderla senza capire la sua arte e viceversa.